Salve a tutti, allora, da un bel po' che non facevo video. Come vi ho detto, sono abbastanza impegnato in questo periodo. Però, sì, ogni tanto ho detto che facevo uscire qualche video ed eccomi qui. Un video senza tagli, senza copione, proprio di getto così. Perché oggi è uscito il nuovo film di Sword Art Online. Un grandissimo fenomeno nel mondo degli anime. C'è chi lo adora, c'è chi lo odia con tutto il cuore. Comunque, in ogni caso, che lo si ami o lo si odi, questo film era probabilmente il film più atteso dell'anno per quanto riguarda i film di animazione. E noi qua in Germania abbiamo avuto la fortuna che il film è stato importato per essere trasmesso in diretta contemporanea con il Giappone. Quindi oggi è il giorno della premiere in Giappone e oggi abbiamo avuto il film pure qui in Germania. Quindi più contento di così non potevo. Dunque, la recensione proverò a tenerla spoiler free. Chiaramente, perché so che in Italia probabilmente questo film arriverà fra mesi e mesi, sempre che arrivi, perché è molto probabile che arriverà in home video direttamente, oppure addirittura sarete costretti a importarlo. Tutto dipende ovviamente dalla distribuzione. Qua abbiamo avuto la fortuna che la distribuzione ovviamente in buoni rapporti con Aniplex, quindi sono riusciti a portarlo qui in contemporanea col Giappone. In Italia può capitare di tutto. In ogni caso ci saranno spoiler per quanto riguarda le due serie, quindi se non aveste visto le due serie probabilmente ci saranno dei riferimenti che non capirete, oppure staccate direttamente la recensione se proprio non volete spoiler. E anche per quanto riguarda il film, ecco, cercherò di non spoilerare la storia, di non spoilerare i dettagli del film, però chiaramente parlerò dello soggetto del film, del set in generale, di un po' dei personaggi, almeno di quelli che si vedono già nel trailer. Quindi guardate a vostro rischio e pericolo, ecco. Allora, innanzitutto direi che appunto, Sword Art Online è una delle serie più controverse all'interno del fandom degli anime, che non ho mai capito perché sia questa cosa. C'è stata una campagna di odio enorme verso Sword Art Online, ci sono appunto quelli che lo adorano e quelli che lo odiano a morte. Non ho mai capito perché la causa di questo odio a morte di Sword Art Online. Perché, a mio parere, la serie, ok, non è perfetta, ha dei difetti, ha abbastanza difetti e soprattutto non è omogenea, diciamo, è divisa in arc che alcuni arc sono belli, tipo il primo, penso che tutti, la maggior parte almeno, sono d'accordo sul fatto che il primo arco di Sword Art Online, diciamo, ha un soggetto più o meno originale, ha una storia abbastanza coinvolgente, quindi cose che non avviene negli archi successivi. In ogni caso, Sword Art Online è un anime, secondo me, bello, ha dei difetti, non è perfetto, però non ha senso la campagna d'odio che c'è stata verso Sword Art Online. Dunque, parto da questa premessa. A me la serie è piaciuta. È tra gli anime, diciamo, è nel me medio alta, fascia medio alta, quindi ho un giudizio abbastanza positivo su Sword Art Online, non eccesso, ma abbastanza positivo. Ecco, il film, secondo me, ha superato la serie in molti aspetti. Cioè, io sono andato al cinema con delle certe aspettative, no, su questo film. Prima di andare al cinema ho visto delle recensioni che erano entusiaste. Per cui, diciamo, avevo una certa aspettativa nei confronti del film, tuttavia ero abbastanza dubbioso, no, sul fatto di un sequel, di un altro sequel, no? Perché abbiamo avuto già tutti questi arc, tutti questi sequel che sono stati un po' così, no? Alla fine, prendiamo per esempio il secondo arc, no? Quello delle fate, che più o meno marginalizza certi personaggi principali per poi portarne degli altri. Poi col terzo arc
praticamente l'intero cast, a parte Kirito, è stato marginalizzato completamente per portare appunto un altro personaggio nuovo. E dunque, sì, la cosa, ok, beh, sì, non si capisce bene la direzione che voleva avere quest'anime. Ecco, con questo film invece abbiamo proprio un vero sequel, secondo me, ovvero abbiamo di nuovo Kirito e Asuna come personaggi principali assoluti. E la loro storia è proprio il cuore del film, no? Quindi questo è più o meno il sequel che noi ci aspettavamo dopo la saga di Sword Art Online, la prima saga. Per quanto riguarda il soggetto è un soggetto originale di Reki Kawahara, quindi non è sui libri, è stato scritto apposta per questo film. E parla dei giochi in AR, Augmented Reality, tipo Pokémon Go, tipo Ingress, no? È stato un grandissimo fenomeno di quest'anno, e un po' sulla scia di questo ha appunto scritto questa storia. E il soggetto è interessante, direi. È un film, non è una serie, quindi non c'è l'introspezione che c'è all'interno della serie su questo argomento. Però l'argomento è trattato in modo abbastanza interessante, e comunque si ricollega molto alla prima saga di Sword Art Online. Quindi, diciamo, per chi ha visto la prima saga, per chi ha apprezzato la prima saga, questo film, secondo me, ne sarà assolutamente entusiasta. E anche in questo film abbiamo appunto personaggi nuovi. Ora non mi ricordo se erano già presentati nel trailer. Comunque abbiamo Yuna, che è questa specie di idol, avatar, che si vede nel film, ed è interpretato da Kanda Sayaka, cantante di Thrust Trick, che quindi fa tutte anche le insert song all'interno del film. Comunque della musica ne parlerò a parte dopo, merita di esserne parlato a parte. Allora, iniziamo dalla storia. Come ho detto, la storia parla dell'augmented reality, no? Di tutti i giochi che praticamente si svolgono nella vita reale. E quindi c'è un po' questo confronto tra il vecchio virtual reality, no, di Sword Art Online, del gioco, e di questo nuovo augmented reality, no, del nuovo fenomeno che praticamente nel film è una nuova azienda che produce questi Ogma, che sono dei congegni simili a Nerf Gear, soltanto che appunto funzionano nella realtà, non ti immergono in un mondo virtuale. E dunque c'è un po' questa esplorazione della differenza tra VR e AR, e qui c'è uno dei punti principali, no? Una delle critiche principali della vecchia saga di Sword Art Online è che Kirito è invincibile, no? Praticamente ha livellato talmente tanto che è overpower. E nel film chiaramente qua si rivolge nella realtà, quindi Kirito è una pippa come tutti gli altri, no? È un nerd che non fa sport e quindi ha le limitazioni di questo giocare nella realtà, invece che in una realtà virtuale dove non puoi livellare, devi allenarti. Quindi c'è un po' l'esplorazione di questo tema, no? Di cosa sia l'augmented reality. Però, e poi c'è un altro tema, appunto questa è la realtà, quindi si sente un po' l'atmosfera della prima saga di Sword Art Online, che secondo me è quella che rendeva l'anime quello che è, cioè che se muori nel gioco, muori nella realtà. È una cosa che è andata persa nelle saghe successive, e che quindi secondo me ha un po' ribaltato quest'anime, ha un po' completamente perso quell'atmosfera di tensione che c'era nella prima saga, e nel film un po' si ritrova, no? Con questo tema dell'AR, no? Che dei giochi nella realtà. E un'altra cosa abbastanza importante, probabilmente non per il pubblico internazionale, non per la gente comune,
ma più per i giapponesi e la gente che in Giappone ci ha vissuto o ci ha passato tanto tempo come me, ovvero che nei film abbiamo dei luoghi reali, no? Il film tratta di AR, quindi gli eventi si svolgono in posti realmente esistenti di Tokyo. Quindi abbiamo una battaglia con i boss in Akihabara oppure in Shinjuku e vediamo tutti questi posti di Tokyo che esistono realmente. E questa è una cosa che un po' mancava nella serie originale, che qui c'è, è una cosa che sicuramente entusiasta molto i fan, no? Che adorano fare i pellegrinaggi. Comunque sì, ok, altro punto. Allora, come già detto, tornano i protagonisti assoluti, Kirito e Asuna. E questo secondo me, anche questo un po' riprende la prima saga di Sword Art Online ed è un bene, no? Comunque ci saranno anche tutti gli altri personaggi che abbiamo visto fino alla seconda saga, appaiono tutti più o meno con la loro durata, ed è una cosa che appunto riprende un po' lo spirito della prima saga, per questo dico che questo film è il sequel che noi tutti ci aspettavamo dopo la prima saga di Sword Art Online. Poi, altro punto, direi, è una cosa che salta subito all'occhio è la qualità dell'animazione. In questo film hanno dato veramente il meglio del meglio, perché le animazioni sono una cosa che ti si spappolano gli occhi. Cioè, allora, tanto per fare un confronto, nel film ci sono dei flashback della serie e penso che abbiano utilizzato le immagini originali, no? Per fare questi flashback si nota la differenza in una maniera impressionante, impressionante. Cioè, è una cosa abbastanza comune, no? Che nella versione teatrale di ogni anime la qualità dell'animazione migliora per qualsiasi anime, no? Nella serie abbiamo una certa qualità, nel film fanno proprio il salto e in questo caso non c'è differenza, è proprio la qualità dell'animazione è fantastica, le scene d'azione sono di una scorrevolezza, sì, fantastico. Cioè, allora l'animazione in questo caso è fantastica. Il design dei personaggi, potete vederlo dai post, dai trailer, anche lì proprio impeccabile. Interpretazione, abbiamo lo stesso cast della serie, più appunto le nuove aggiunte, anche qui nulla è ineccepibile. Beh, appunto, spendo due parole in più sul punto del casting di Kanda Sayaka come Yuna, che secondo me è stata una scelta fantastica, perché Sayaka è un'intrattenitrice a tutto tondo, nel senso che lei è un'eccellente doppiatrice. È principalmente un'attrice, quindi è un'attrice tanto è molto brava, un'attrice di film, di teatro, ed è pure una cantante professionista. Quindi per un ruolo come il suo, no? Che deve saper doppiare, ma deve sapere anche cantare, perché praticamente tutte le insert song sono cantate da lei. Diciamo che è stato un casting molto molto valido quello di Sayaka nel film. Poi passiamo alle musiche. Qui penso che questo punto ne avevo già. Sì, perché non sapevo che questo è il punto forte di Sword Art Online, della serie in generale. Le musiche di Kajura in questa serie sono di una cosa incredibile. Infatti, quando appena è uscito il CD della soundtrack, l'ho comprato subito, non ho neanche guardato il prezzo, proprio l'ho ordinato diretto. E anche in questo caso. Grazie al distributore tedesco che è riuscito a portare anche il merchandise in anticipo rispetto al Giappone, sono riuscito a comprare il CD della soundtrack. Cioè, anche in questo caso proprio l'ho preso e basta, non è che ho guardato niente. La soundtrack è una cosa incredibile. Cioè, c'è la stessa qualità, la stessa atmosfera della colonna sonora della serie originale, ma con dei vibe in più, proprio intanto si sente un po' dei vibe, no, alla Madoka, oppure rispetto anche alle serie precedenti di Kajura.
insomma, la musica è qualcosa di fantastico, proprio qualcosa che nel film senti parecchio. Le insert song cantate da Sayaka sono fantastiche. Non sono neanche, non sono tutte composte da Kajula, solo tre sono composte da Kajula e si sentono. Comunque sono tutte abbastanza belle. E dovrebbero essere anche già disponibili su internet, quindi andate ad ascoltarle e poi comprate il CD, no? Giusto per sostenere l'industria. E quindi sì, la musica è assolutamente un 10 più come al solito. Allora, rispetto a quella della serie, sono meno pezzi, è un po' più integrata nel film, un po' meno a sé stante, quindi secondo me magari non è sia un po' al di sotto della musica della serie, però rimane comunque una delle composizioni più belle di Kajura. E tra l'altro sì, c'è la partecipazione di tutti i membri che hanno fatto anche la serie originale, c'è anche Remy, ci sono tutte le cantanti di Fiction Junction, quindi sì, ecco, da quel punto di vista, cioè, abbiamo il meglio che l'industria delle colonne sonore anime, Anison può darci. Beh, direi che questo è un po' tutto. Vi mostro anche l'altra cosa presa, questo, che è il pamphlet del film, anche questo gentilmente portato qua dal distributore tedesco, e che contiene un po' tutti i soliti, no? Interviste, character design e tutto. E direi che posso chiudere qui la recensione, se non voglio andare a far spoiler e robe così. Dunque, il giudizio complessivo è: il film è bello, è molto bello. Per chi ha apprezzato la serie è assolutamente da vedere, per chi non ha particolarmente apprezzato la serie è da vedere lo stesso e poi giudicherete voi. Secondo me è molto apprezzabile anche da chi non ha visto la serie. Però chiaramente, diciamo, almeno la prima saga, quella di Sword Art Online, dovrebbe essere abbastanza chiara prima di andare a vedere questo film, perché ci sono molti riferimenti chiaramente a quello che succede in Sword Art Online, mentre per quelle successive, a parte i personaggi principali che ritornano, quindi ci sono un po' tutti, no? C'è Rifa, Ashino, ci sono tutti, però sì, hanno un ruolo un po' più marginale, in quanto il film va a tornare ai protagonisti assoluti, Kirito e Asuna. Sì, in definitiva, probabilmente siamo appena all'inizio, ma già prevedo che sia uno dei migliori prodotti del 2017 per quanto riguarda l'industria dell'animazione. Quindi andate a vederlo appena avrete l'occasione, ci sono premiere in tutta Europa e per quanto l'Italia non ho idea, quindi fate pressione su chi di dovere per portare questo film in Italia il prima possibile perché vale la pena. Ah, quasi dimenticavo, se andate a vederlo al cinema rimanete fino alla fine dei crediti.